Che oggi abbiamo assegnato il premio del logo vincente per l'Europa. E che cosa simboleggia questo logo? Una rondine con testa italiana e coda europea. Quindi, caro Franco, c'è un impegno molto gravoso. Queste le parole della senatrice Stefania Giannini, ministro dell'istruzione, in visita presso lo studentato internazionale di Rondine, Cittadella della Pace. L'occasione era l'inaugurazione dei lavori di una scuola che verrà recuperata e che tornerà a svolgere la sua originaria funzione, ospitando il quarto anno liceale di eccellenza. E qui in questa scuola ristrutturata, dove abbiamo trovato dei bei partner, per esempio la Fondazione Vodafone Italia che ci sostiene, realizzeremo un quarto anno di eccellenza, un quarto anno unico, un quarto anno in cui dei giovani da tutta Italia, di tutte le regioni, dal sud, dal nord, dalle isole, 30 giovani verranno, vivranno un anno eccezionale dove apriranno il cuore e la mente grazie ai giovani di Rondine, giovani italiani di tutte le regioni, giovani da 25 paesi insieme, un grande mix per fare scuola. Il ministro, dopo aver ascoltato un breve concerto degli studenti della scuola media Cesalpino, ha presenziato ad un picchetto d'onore in memoria dei 6 giovani di Rondine partiti per la Prima Guerra Mondiale, di fronte alla lapide a loro dedicata. La presenza del ministro è stata anche l'occasione per parlare di edilizia scolastica e della questione dei dirigenti scolastici sospesi dal loro incarico dopo l'annullamento del concorso da parte del Consiglio di Stato. No, abbiamo fatto, ha visto, no? Il decreto che non ha solo valore per la Toscana, ha un valore nazionale, quindi io, insomma, la Toscana sono anche felice che la regione abbia trovato pace su questo capitolo, però quello che conta è che tutto il sistema nazionale della dirigenza, che è un ruolo importantissimo, lo riqualificheremo anche nei nuovi provvedimenti sulla scuola, sia messo a regime. Ecco. Il ministro edilizia scolastica, Renzi ha detto si può procedere, però gli enti pubblici, come ad esempio in provincia di Arezzo, lo stesso assessore Ruscelli ha detto siamo bloccati dal patto di stabilità, quindi non possiamo intervenire. Perché è quello che va sbloccato, cioè ci sono due fondi, come sa, due parti del fondo che ha un complessivo ammontare di 3 miliardi e 400 milioni, 3 miliardi e mezzo. 1 miliardo e 200 milioni è quello MIUR, che è già disponibile perché sono soldi cash, diciamo, che nelle varie tipologie di intervento sono già stati assegnati e cantierabili, alcuni cantierati. C'è poi la parte di recupero, la parte residua sul patto di stabilità, lì l'intervento per ora è stato fatto sui 250 milioni del decreto IRPEF, il resto va fatto adesso e sarà fatto.